Uno, due, tre, via. Eccomi. Allora, non so da che cosa partire. Vabbè, uno sicuramente da quello che ho fatto e la situazione è così. E va molto meglio. Ovviamente il medico diceva appunto di attendere un mese, ma insomma abbastanza sgonfio tutto quanto. Allora, però volevo parlarvi di un'altra cosa, e cioè dell'importanza dei vicini di casa. Io ho un vicino di casa newyorkese che ha sposato una dottoressa cinese. E così un mesetto fa, mentre mi ero già adoperata perché volevo acquistare delle cose da Sephora USA, l'insuccesso dell'operazione perché il billing center era una carta italiana, ovviamente. E di questa cosa ne avevo parlato, ne ho discusso anche con, non mi ricordo con chi, con Giunero. Insomma, mi bussa il mio vicino di casa e mi dice: senti, vado a New York dai miei, ti serve qualcosa? Io già devo mandare qualcosa in America. E ho detto: mannaggia, ma c'ho questa situazione con Sephora. Ma mia sorella lavora a Sephora. Oh, Madonna. Ok, vabbè. E quindi, non so che cosa c'ho qua. Ecco. E quindi, vabbè, facciamola breve. Sono riuscita a prendere delle cose tramite sua sorella. E ovviamente lui è ritornato da una settimana. Sì, ma sono riuscita a vederlo solo proprio era in quei giorni caldi e quindi vi faccio vedere che cosa ho preso. E in più ho preso anche altre piccole cose. Allora, che cosa ho preso? Dunque, era l'anno scorso che, vediamo se riesco a, l'anno scorso che avevo interesse a, perché ho provato dei campioncini. Io ho una passione per Laura Mercier. Il Mineral Foundation di Laura Mercier lo uso già da tanto. E avevo provato dei campioncini di Silk Cream Foundation. Così si vedono? O si vede al contrario? Boh, Silk Cream Foundation. Ancora non ho capito. Comunque, ho preso due Silk Cream Foundation di Laura Mercier, ho preso due colori, ovviamente perché c'era uno sconto molto interessante. Vabbè, non posso farvi vedere tante cose. Dunque c'era questo, un grosso sconto. Comunque il prezzo è, mi sembra che sia 47 dollari. Comunque ho preso il cashew beige e il beige ivory. Perché due? Prima di tutto, vabbè, perché li avevo già provati e mi piacevano da morire. Dunque, perché uno è leggermente più scuro e va bene più per la primavera estate. Mi riferisco al cashew beige, ve lo faccio vedere anche se qui colori sarebbe questo. È più caldo. Allora, qui ne ho già messa tanta, ma ne basta pochissimo. Ed è una copenza medio alta. Bisogna metterne pochissimo perché ecco, quella goccia lì
Vabbè, questo è il cashew beige, mentre il beige ivory è più caro. Stessissima tonalità, più chiaro però. E quindi va bene da solo per l'inverno o comunque mischiandolo al cashew beige riesce ad essere. Ah, ho dimenticato di dirvi una cosa, è un prodotto che va agitato. Sì. Ho dimenticato comunque per farvi capire la tonalità che è più vicina alla mia, insomma, è questo. Comunque sì, essenzialmente va agitato, ci sono review di persone molto più brave di me. Assolutamente io non sono una da review. È da cose, ma sono un'appassionata, sono un utente, una vostra utente. Il Laura Mercier ne ho sempre sentito parlare molto dalle youtuber americane e UK, molto poco dall'Italia. Allora, quindi ho approfittato di questo sconto e ne ho prese due confezioni, anche perché sicuramente è qualche cosa che userò con passione. Poi, allora, mi sta finendo un eyeliner quasi finito, vabbè, poi vi farò vedere quale utilizzavano, però tutto, cioè, come non approfittare e prendere il Kat Von D eyeliner, visto che Gabriella ce l'ha fatta a Peperini e non solo Gabriella, poi dopo, ma comunque considerato il tattoo liner che in pratica fa l'eyeliner da solo, ecco. È veramente sottile. Effettivamente come si fa? Come fate a fare? Si appoggia e va da solo, quindi anche per i malsani come me voglio vedere come dura. Ok. Ho preso questo, poi dico, ma Marsala, sbarcarono a Marsala, che fece Garibaldi con le giubbe rosse? Ah, che meraviglia, che meraviglia, non se ne va, non se ne va. E non se ne vuole andare. Va bene, grazie Gabri. Allora, dicevo, come? Non l'avevo mai avuto. Il color of the year, Pantone. E allora, color of the year Marsala. E invece di prendere, cioè Sephora con Pantone Universe. Ho preso il Bold Mascara e Brow Highlighter perché a me di avere rossetti o veramente la palette, cioè la confezione è fighissima, veramente la palette mi piaceva, però insomma non, cioè non sono tanto per palette, cioè se devo spendere i soldi piuttosto per un mascara sì. E quindi non l'ho ancora aperto, lo apro adesso. Sicuramente sarà una cacata, però no, nel senso la confezione è bellissima. Sì, è quello che c'è dentro. Wow. Wow.
Wow. Allora, con la punta. Ecco. Questo è il color marsala. Sì, così si capisce. Oh, ragazzi, ancora non ho fatto prove. Infatti l'ho aperto proprio adesso, ancora non ho fatto prove, ma lo farò. Allora, c'erano anche dei campioncini che mi hanno inviato e mi hanno mandato Premier Cru, l'elixir Anti-Age Global Toupé o Skin Type Caudalie. Vabbè, io non avevo messo nella mia wish list, no, nel desiderio dei campioncini perché ti danno l'opportunità, ma questo non è l'olio che ho già. Sì, sembra. Boh, è da verificare. Però poi non c'erano altri. Poi della Bumble and Bumble, il thickening shampoo e conditioner, e questo mi va bene. Poi di Dior Nude Air, un campioncino. Dior Nude Air è il colore che mi hanno mandato, available. Your skin nude air powders. Vabbè, saremo a vedere, ma insomma non è che mi interessa poco. Avrei potuto. E poi Love Knot Pony Inside, non ho capito cosa sia. Per aggiungere gift or note, beauty insider, receive triple point of any fragrance purchase. Vabbè, Elisabeth Chloé, Love Story, così possibilità di avere sconti su con ah, ci sono anche i campioncini Prada. Candy, no, Prada Candy, proprio neanche a parlarne. Poi Guilty Diamonds di Gucci. Questo che mi piace, Tory Burch. Non so quale profumo sia di Tory Burch specifico. Elizabeth and James Nirvana Black. Ah, vedi, non sapevo che c'era la possibilità di provare questi Chloe Love Story. Non so, non ne conosco nessuno di tutti questi. Ah, carino. Vedi, non sapevo che c'erano questi cosi dei profumi. Ok, e poi niente, invece l'altra cosa che mi serviva è che ho preso da Strawberry Net. Che poi finalmente ho capito chi è Strawberry Net, il vostro Douglas, cioè Strawberry Net per me così è la mia valvola di sfogo anche ad Hong Kong, però prezzi assolutamente non interessanti. E comunque l'avevo finito, ho preso la mia Egyptian Magic. Che per me è magica. L'altra mi è durata la confezione più grossa. Sì, questa l'ho presa più piccola, perché l'altra mi è durata quasi 2 anni e mezzo, un po' troppo. Senza cambiare profumo, odore, l'apro subito. No, non si può aprire subito. Perché? Ah, perché c'è la plastica. Scusate. Fatto, non potevo non rispondere. No, nel frattempo mi sono spalmata il marsala. Carino. E allora stavo dicendo, dell'Egyptian Magic ho preso la confezione più piccola.
ed è per me niente, è eccezionale. Cioè. Vediamo se l'Egyptian Magic, anche se adesso usare le dita sporche non mi va. Se passando l'Egyptian Magic sull'eyeliner. Sì. Ecco. Toglie. No, l'Egyptian Magic è veramente magico. Sì, non sono, guarda, non mi interessa sapere, non ho mai letto, mai capito bene gli ingredienti. Però voi la potete trovarla, mi sembra, sul sito di BB Cream Italia. È così, Strawberry Net, perché era il capodanno cinese, con questa che poi, perché mi ha mandato un regalo per il capodanno cinese, che è questa trousse, Strawberry Net, che vi ripeto fa parte sempre di Douglas. Con un set di pennelli. No, è carino, sinceramente, boh, alcuni mi ritornano comodi come questo, però insomma, questo qui non so che è veramente il colore. Questo che cos'è? Non c'è scritto neanche l'uso, ma la farfallina per gli illuminanti, ma io non la uso. È un pennellino a taglio, questi fanno sempre comodo, ma abbastanza grosso. Ma insomma, male non fa. Quindi niente, io vi ringrazio, spero di riprendere a fare un po' di vlog in giro. Ovviamente rilascio, vorrei veramente fare un copia e incolla dei messaggi privati ricevuti da account creati. Questo riguardo al mio video su che mi sono rifatta, cioè mi è stato scritto di tutto. E comunque anche di rifarmi il cervello. E sì, indubbiamente, se potessi rifarmi e mettere della zucca. Ma io sono contenta del mio cervello. E niente, chi se ne importa. Quindi vi farò un aggiornamento appena rivedo il chirurgo. Comunque, ripeto, la situazione è questa. E probabilmente, allora, in situazione normale, perché io tendevo, come tutte quelle che hanno le palpebre, sagging. Tendevo sempre a stare così, no? Invece ti devi abituare a stare distesa, anche, mi raccomando, state distesa sempre anche per questo, e portate gli occhiali, perché non portare gli occhiali tendete sempre, si tende sempre a strizzare gli occhi e tutto quello che ne consegue. Per cui, qui adesso ho solo del paint pot, così, però assolutamente. La cicatrice è quasi inesistente, c'è solo del gonfiore qui. È un leggerissimo, leggerissimo fastidio, non è dolore, è un fastidio. Quindi diciamo che il recovery, il post-operatorio è andato bene. Niente, per cui vi saluto adesso, metto questi due pezzi insieme. E alla prossima. Grazie, un bacio, buona vita, Shanti. Ciao.